passato l'intera sua giovinezza fra il carcere e il confino. Teniamo conto che è stato arrestato quando aveva 20 anni, ha passato 10 anni nelle prigioni italiane, carcere duro, molti anni di segregazione, di isolamento completo, e poi al confino, dove anche ha condotto una vita anche molto solitaria, perché si era distaccato dal Partito Comunista al quale aveva appartenuto, in seno al quale aveva lavorato come giovane nella gioventù comunista, ma si è distaccato non appena definitivamente, quando ha saputo dei processi staliniani contro gli oppositori del regime. Ma già, se si ricorda quello che ho letto oggi, già nel 29 dice che stava barcollando, che stava affievolendosi la sua fede comunista, quindi si è convertito alla democrazia, diciamo, parte come rivoluzionario professionale, era amico di Gramsci, eccetera, e poi diventa un sincero democratico, ma mantenendo però questo aspetto di fortissima volontà di combattente che era propria dei comunisti della prima ora. Perché teniamo conto che lui si è iscritto al Partito Comunista nel 24, quando era appena nato, no? Il Partito Comunista è stato fondato nel 1921, come lei sa. Quindi la sua personalità ha quella impronta, diciamo, di combattimento, l'ha sempre mantenuta. Tutti coloro che oggi soffrono per la privazione della libertà sono affratellati, no? Proprio da questa sofferenza, da questo dolore, da questa battaglia. È morto con questo dolore, è morto con questo rammarico che l'unità europea che si stava edificando non avesse il contenuto politico che lui pensava fosse necessario affinché l'Europa fosse un'unione che poteva dare una risposta autonoma ai problemi internazionali, cosa che non è, lo vediamo che non lo è più, no? Che l'Europa spesso tace, è un progetto che è rimasto incompiuto. Le idee del manifesto di Ventotene come mai tornano a essere importanti in occasioni delle elezioni? Proprio perché non ce ne sono altri che possano esprimere quegli ideali. Beh, mia madre ha portato fisicamente il manifesto di Ventotene da Ventotene, dove lei si trovava con mio padre Eugenio Colorni. Mia madre aveva la facoltà di uscire dall'isola, perché lei non era confinata, era lì in quanto moglie di un confinato. Allora il manifesto di Ventotene è stato portato fisicamente nella fodera di un pellicciotto che io ricordo ancora, perché l'aveva poi mia madre, e lo ha portato a Milano e l'ha divulgato. E poi mia madre è stata complice, appassionata e molto efficace degli ideali federalisti, soprattutto nella organizzazione del primo congresso internazionale al quale hanno partecipato Camus, Camus, Orwell, André Philippe, cioè i primi federalisti in Europa sono stati, come dire, convogliati da lei. Mia madre poi sapeva bene le lingue, era tedesca, era di Berlino, ma sapeva molto bene anche il francese, perché lei è scappata da Berlino nel 1933, è andata a stare a Parigi. Quindi, insomma, mia madre è stata una persona importante per tradurre in pratica gli ideali della Federazione Europea, sì. Io ho fatto una
professione che mi ha appassionato molto, mi sono occupata di traduzione dal tedesco, traduzione letteraria, ho tradotto solo grandi autori della letteratura del Novecento, Sigmund Freud innanzitutto, che considero anche scrittore, non solo un grande pensatore, un grande scopritore, no? Però certo, probabilmente il tedesco è una lingua che ho imparato da lei, ho imparato da mia madre, ho imparato prima il tedesco dell'italiano io, perché quando ero piccola mia madre l'italiano lo sapeva pochissimo, con mio padre Eugenio Colorni parlava regolarmente il tedesco perché lui lo sapeva. La prima città che lei ha conosciuto in Italia è stata Trieste, dove anche il tedesco è una lingua, era una lingua che molti conoscevano, quindi per molti anni lei l'italiano lo sapeva poco. E quindi io, che sono nata nel 39, nel 1939, ho imparato prima il tedesco e poi l'italiano, l'italiano solo quando sono andata a scuola, ma da bambina piccola. Quindi il tedesco è stata una prima lingua per me. Mia madre era ebrea, tutta la sua famiglia è stata sterminata, solo lei e i suoi fratelli si sono salvati, e in qualche modo un po' un risarcimento.